Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori per il notiziario regionale del Friuli Venezia Giulia. Iniziamo l'informazione questa sera con una notizia che arriva da Gorizia e parliamo di una strana situazione venuta alla luce. Lui è un pilota d'aereo in mobilità, ma con un lavoro a tempo indeterminato. Vediamo di cosa si tratta. È stato licenziato e collocato in mobilità da parte di una compagnia aerea con sede nel territorio nazionale ancora nell'ottobre 2012, iniziando a beneficiare di prestazioni a sostegno del reddito erogate dall'INPS, ma aveva dimenticato di informare l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale di essere stato assunto a tempo indeterminato già nel novembre 2012 da un'altra compagnia di volo con sede all'estero. Aveva così percepito tra il 2012 e il 2014 non solo lo stipendio di pilota nella compagnia aerea estera, ma anche l'indennità di mobilità per un importo di 50.000 euro. Il comportamento del pilota non è sfuggito ai finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Gorizia, che l'hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Goriziano per indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato e che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Dalle indagini condotte attraverso le acquisizioni documentali presso l'INPS di Gorizia e accertamenti bancari, è infatti emerso che il pilota, residente nella provincia isontina, soltanto nel maggio 2013 ha chiesto la sospensione delle prestazioni di mobilità in relazione al nuovo impiego trovato all'estero, indicando però che sarebbe stato assunto a decorrere dal giugno 2013, per soli 6 mesi. Il contratto era invece a tempo indeterminato. Il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, condividendo il quadro probatorio acquisito dalle Fiamme Gialle isontine, ha formulato al GIP la richiesta di sequestro preventivo per equivalente. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto così il sequestro funzionale alla confisca nel profitto del reato, corrispondente ai 50.000 euro che è stato eseguito proprio nei giorni scorsi dai finanzieri di Gorizia sui beni mobili, quindi denaro e titoli, di proprietà dell'indagato detenuti presso la filiale di una banca. L'INPS contestualmente ha provveduto al blocco delle erogazioni, procedendo alla richiesta di recupero delle somme indebite già percepite dal responsabile. Un ciclista straniero di 29 anni è rimasto ferito in un incidente con un'auto avvenuto a pochi minuti prima delle 20 lungo via Pradamano a Udine. Un'auto, una Skoda condotta da CN, un udinese di 68 anni, mentre percorreva via di Brazza, ha urtato la bicicletta che marciava in via Pradamano. Il giovane ciclista è caduto a terra riportando ferite e contusioni. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito in ospedale. La polizia locale si è occupata dei rilievi. E ci spostiamo adesso a Palazzolo dello Stella, parliamo di un nuovo asilo realizzato con il Super Enalotto. Una sera di marzo di 3 anni fa la vita di decine di cittadini di Palazzolo dello Stella e dintorni cambiò radicalmente. Era la sera in cui la dea bendata decise attraverso il Super Enalotto dell'edicola di Rocco Cogoi di far vincere la stratosferica somma di 53 milioni e passa di euro alla schedina che da anni un gruppo di una quarantina di persone giocava regolarmente. Una cifra così fece scalpore in tutta Italia. Rocco fu subissato da telefonate, messaggini, visite, interviste. Ci furono grandi bevute, festeggiamenti, chissà quante richieste piovvero sulla testa dei fortunati di cui in paese molti ormai conoscono diverse identità. Una richiesta seria fu quella del parroco Don Samuele Zentilin. Date una mano all'asilo, aveva detto, e quella richiesta riguardava una struttura cara alla comunità. La casa del fanciullo, dove sono ospitati i bambini della scuola paritaria dell'infanzia, è stata costruita alla fine degli anni 50, infatti, per iniziativa dell'allora parroco Don Tarcisio Forte, che ebbe la collaborazione entusiasta dei parrocchiani, i quali contribuirono fattivamente alla realizzazione del nuovo edificio. Con l'arrivo delle suore nel 1958 si aprì l'asilo. Oggi è una scuola materna paritaria e vive nelle difficoltà dei tempi, con l'aiuto del comune, del volontariato e delle rette di circa 50 alunni. Don Samuele Zentilin aveva da tempo in testa una ristrutturazione dei locali e del fabbricato e di ampliare il servizio della scuola. Progetti piuttosto impegnativi e sicuramente difficili da realizzare, ma evidentemente lassù qualcuno lo ama. La pioggia di milioni caduta su Palazzolo, grazie alla buona volontà dei vincitori, ha fatto partire il progetto. Oggi il parroco e il comitato dei milionari, dopo una paziente trattativa che ha definito anche nel dettaglio il da farsi, sono arrivati finalmente a un accordo per la donazione che consentirà l'avvio dei lavori alla casa del fanciullo per un ammontare di circa 150.000 euro. Sono previsti l'adeguamento del refettorio e cucina
alle nuove esigenze per l'apertura del servizio primavera per bambini da 24 ai 36 mesi di età, l'ampliamento e l'adeguamento dei servizi igienici dell'asilo e il rifacimento del tetto nell'ala nord della casa. Per la realizzazione del progetto è stato aperto anche un conto bancario gestito dal parroco e Rocco Cogoi, che è il portavoce dei vincitori. Tutto nella massima trasparenza. Sono accettate, come una volta, anche offerte extra. Una brutta lite in famiglia ha richiesto ieri sera l'intervento del personale medico del 118 e delle forze dell'ordine. Una coppia di conviventi che abita a Moruzzo ha iniziato a discutere animatamente e non ha giovato il fatto che lei fosse completamente ubriaca. Al culmine del dissidio, la donna, uscita di senno, si è messa a spaccare i mobili, distruggendo la cucina e devastando quelli degli altri vani. Lui allora, spaventato e temendo il peggio, ha chiesto aiuto. La convivente è stata portata in ospedale e trattenuta in osservazione. Ci spostiamo adesso a Pordenone, un libro per commemorare i 100 anni dell'azienda Zanussi. Vediamo il servizio. Proseguono a Pordenone gli appuntamenti per il centenario Zanussi Electrolux. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 13 maggio alle 18 con una tavola rotonda che approfondirà il tema tradizione e innovazione, un rapporto necessario per l'impresa. L'appuntamento successivo sarà in biblioteca civica lunedì 16 maggio alle 18 con la presentazione di un libro speciale dedicato a Lino Zanussi. Qui abbiamo gli autori, Nico Nanni e Piero Martinuzzi. Nico Nanni, perché rieditare questo libro? Nell'ambito delle varie iniziative per il centenario dell'azienda, il Comune ha ritenuto opportuno ridare alle stampe questo testo, che parla di un uomo affascinante come uomo e come imprenditore, e lo sviluppo della sua azienda è contestuale allo sviluppo di tutta l'economia, ma non solo, anche lo sviluppo sociale e culturale dell'area pordenonese. A Piero Martinuzzi, coautore del libro, chiediamo qual è l'eredità che ci lascia questo straordinario personaggio. Lino Zanussi ha lasciato un'eredità importantissima, che è quella della percezione che tutti dovrebbero avere della centralità del lavoro. Però se vogliamo parlare di una cosa che forse non è abbastanza conosciuta, ma che sicuramente ha lasciato traccia in città, è stata la politica sociale. Attraverso una serie di iniziative che hanno riguardato il favorire della nascita di associazioni di ogni genere e tipo, siamo arrivati ad una situazione che oggi porta ad avere circa 300 associazioni di sociali, culturali, di tempo libero, sportive, una percentuale, una quantità che in altre città sicuramente non si verifica, ed è un effetto della politica di quegli anni. E andiamo adesso a Morsano, a Taglianetto, per segnalarvi una situazione amministrativa un po' particolare. L'ultimo agente della Polizia Municipale è andato in pensione 2 mesi fa. I 3 bandi per assumere un sostituto sono andati deserti. Nessun vigile ha chiesto di prendere servizio a Morsano, paese pordenonese di 2.800 anime. La situazione sta creando non pochi problemi in paese. Il comune infatti si trova a fronteggiare tutta una serie di problematiche, dai parcheggi selvaggi ai limiti di velocità non rispettati, senza nemmeno un agente. Le proteste non mancano e c'è chi, stufo di reiterare episodi di indisciplina sulle strade che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, ha pensato bene di scattare qualche foto per documentare la situazione che si sta vivendo a Morsano. E andiamo adesso a Lignano Sabbiadoro per conoscere l'Eco Smart City del futuro. Un Eco Smart City del futuro. E questa è la sfida lanciata dal Luna Blue Parking in occasione dell'inaugurazione di 2 colonnine elettriche avvenuta a margine della cerimonia inaugurale della stagione balneare 2016. Con la messa in funzione di 2 colonnine elettriche si è fatto un primo passo per trasformare l'idea della Eco Smart City in realtà, facendo diventare la località balneare friulana la prima Eco City Smart turistica, non solo auto però. Nel parcheggio del futuro c'erano anche bici, moto, piccoli mezzi elettrici, tutti ad inquinamento zero. Tra loro un'unica regina, la Tesla, supercar elettronica, fiore all'occhiello per questa tipologia di mezzi. Al taglio del nastro, per l'inaugurazione dei 2 punti di ricarica veloci, erano presenti il vicepresidente della regione Sergio Bolzonello, il sindaco Fanotto e l'assessore Brini per il comune di Lignano Sabbiadoro, il presidente di Confindustria Matteo Tonon, il primo cliente e il referente di Tesla Italia.
L'inaugurazione delle due colonnine è un valore aggiunto per questa località turistica, soprattutto considerando che l'utilizzo dell'elettrico è molto diffuso tra i cittadini stranieri, ha commentato Bolzonello. Ho avuto modo di guidare quest'oggi un modello Tesla e sono macchine uniche nel loro genere. Perché l'elettrico prenda piede bisogna però offrire infrastruttura ai cittadini e crederci, come ha fatto la famiglia Frappa, con meno parole e più azioni concrete. Una sinergia, quella tra pubblico e privato, auspicata anche dal primo cittadino di Lignano, Luca Fanotto, che si è reso disponibile ad accogliere la sfida lanciata dal Luna Blue Parking e dal presidente Riccardo Frappa. Finalmente questo parcheggio, concepito ormai 10 anni fa, trova la sua concreta visione con l'installazione delle colonnine elettriche. Ora dobbiamo lavorare tutti assieme, pubblico e privato, per trasformare Lignano nella prima Eco Smart City turistica, guardando al futuro e con il supporto delle infrastrutture moderne, dai tablet ai cellulari. Bene, gentili telespettatori, era questa l'ultima informazione per quanto riguarda il notiziario regionale del Friuli Venezia Giulia. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.